Un massiccio spiegamento di uomini e mezzi sulle strade con l'ausilio dall'alto di un elicottero nel fine settimana dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento nel quartiere balneare di San Leone. Da quello che si è appreso dai vertici dell'arma, si è trattato di un servizio straordinario di controllo del territorio a sud della città dei Templi, in particolare nella zona dei lidi balneari. Una risposta immediata alla probabile matrice criminale dell'incendio che ha danneggiato lo stabilimento balneare Nord Africa. Il controllo è servito anche per monitorare e fronteggiare e reprimere il fenomeno relativo alle risse, molto frequenti nella stagione estiva. Un'operazione che è servita anche a liberare il lungomare Falcone Borsellino e l'area del piazzale Caratozzolo dai tanti ambulanti abusivi. I militari dell'arma hanno controllato alcuni chioschi sulla spiaggia del Viale delle Dune, i venditori ambulanti di bibite e panini e i ritrovi frequentati da comitive di giovani. Nel corso del servizio è effettuato diversi posti di controllo lungo le strade del territorio. Sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento due giovani per guida e stato di ebbrezza alcolica. Inoltre sono stati elevati numerosi verbali per violazione del codice della strada. Eseguiti controlli nei locali notturni della frazione, sono in corso indagini finalizzate all'accertamento dei reati di natura amministrativa e in quel caso la nota sarà girata agli uffici competenti e all'Ispettorato del Lavoro che procederanno per eventuali sanzioni. Per tutto il periodo della stagione estiva seguiranno controlli a tappeto sia sulle spiagge che sulle strade di San Leone per garantire quella sicurezza necessaria a residenti e villeggianti.